de San Marino. Il campionato del paese ultimo nel ranking FIFA. In una nazione composta da poco più di 30.000 abitanti, 16 squadre divise per i 9 castelli si contendono il titolo di campione di San Marino. Abbiamo deciso di portarvi dentro al campionato sammarinese. Un campionato di cui si sente parlare sia per le squadre che si qualificano alle coppe europee, alla Champions League, all'Europa League, alla Conference, sia per la sua nazionale molto particolare che non riesce a fare punti importanti contro nazionali ben più organizzate. Però entriamo nel dettaglio in quello che è il campionato di San Marino. Siamo al derby, uno dei derby più caldi del campionato, quello tra Tre Fiori, squadra molto conosciuta anche fuori dalla Repubblica, e il Fiorentino, che invece forse è la squadra un po' più in ombra. Il Tre Fiori è una delle grandi di questo campionato, non vince il campionato da 3 anni, ma è una delle squadre, anzi è la squadra più titolata di San Marino ed è anche l'unica dell'intera Repubblica che è riuscita a passare un turno europeo. Uno dei pilastri di quella squadra che nel 2022 ha fatto il percorso più incredibile della storia di una squadra sammarinese in Europa è Andrea De Falco, oggi allenatore del Tre Fiori. Ma guarda, è stata una cosa un po' atipica, perché comunque io stavo in una squadra di Serie D con delle difficoltà economiche e io avevo necessità a questo punto di avvicinarmi a casa. Vivo a Cervia con la famiglia. Tramite un procuratore amico della società mi è arrivata questa chiamata, mi hanno detto: guarda, visto che vuoi avvicinarti a casa, perché non prendi in considerazione San Marino? La carriera da calciatore di De Falco ha una svolta decisiva subito da giovanissimo. Nel 2004 ha solo 17 anni quando si ritrova a esordire in Serie A in un contesto unico, a San Siro contro un Milan stellare, e lo fa con la maglia dell'Ancona, la squadra della sua città, che sta disputando la sua seconda stagione di sempre in massima serie, che tra l'altro ancora oggi per l'Ancona rimane l'ultima. Ma è stata l'emozione più grossa della mia vita a livello calcistico, perché è venuto tutto molto rapidamente. Io ero aggregato alla prima squadra da una settimana, 10 giorni. Per un problema di un centrocampista nel giovedì, il venerdì mi hanno convocato come 19esimo. Io già vivevo quella convocazione come qualcosa di emozionante, giocare nella squadra della mia città di cui sono tifoso. Arrivare in uno stadio che sono tra i più belli al mondo, essere lì, vedere la curva dei settori ospiti con i miei amici, giocare e vedere campioni mondiali, perché quello era il Milan che aveva vinto la Champions, quindi si parla di Kakà, Shevchenko, Maldini, Gattuso, Pirlo, c'erano tutti. Oggi si è giocato il derby col Fiorentino. Una delle particolarità di questo campionato è che i campi sono un po' a girare. Voi condividete, vero, il campo d'allenamento col Fiorentino? Esatto, è stata una rifinitura tipica, perché praticamente ieri al campo eravamo noi su una metà campo e loro sull'altra, quindi non si è potuto fare molta tattica, è stato un allenamento qualsiasi. Oggi abbiamo giocato una partita, perché l'unica cosa che manca in questo campionato sono le strutture, sono troppe squadre per pochi campi, e questo ci obbliga a una rotazione continua sia nelle partite di campionato che a una condivisione per quanto riguarda gli allenamenti. De Falco è stato il capitano del Tre Fiori che ha intrapreso la più prolifica spedizione europea di una squadra sammarinese nelle coppe. Estate 2022, Conference League. Tutto parte dallo stadio Émile Maris di Lussemburgo, casa del Fola Esch. Siamo andati consapevoli di essere la squadra in difficoltà tra le due, la squadra meno accreditata per il passaggio del turno. Loro forse hanno dato un po' per scontato questo divario. Nel ritorno invece abbiamo fatto una partita di qualità. Il Fola non se l'aspettava, noi abbiamo giocato una partita a viso aperto di qualità e ci ha permesso di superare il turno con grande consapevolezza, perché vincere all'andata e vincere al ritorno 3-1 in casa sicuramente ci ha dato grande consapevolezza. Questo poi ci ha permesso di vivere anche il secondo turno con spirito giusto. Il Tre Fiori diventa così la prima squadra di San Marino a vincere sia all'andata che al ritorno in una competizione europea, rimanendo l'unico club del Titano che è riuscito a passare un turno UEFA. In realtà era già successo nel 2018 contro i gallesi del Bala Town, ma stavolta è diverso. Il club del piccolo castello di Fiorentino se la gioca anche al turno successivo. A negare una nuova qualificazione è solo un gol di Andreas Johansen, centrocampista faroense del B36 di Tórshavn. 1-0 nelle isole Faroer, 0-0 in casa.
mai una squadra di San Marino si era battuta così a testa alta in Europa. Sì, è stata una trasferta a livello logistico impegnativa, perché è stata lunga. Siamo partiti da qua che c'erano 35-38 gradi e siamo arrivati là che ce n'erano 10-12. Quindi è stato un cambio completo, perché poi abbiamo incontrato anche una squadra che era già alla 13ª di campionato. Noi avevamo fatto appena 2 partite e forse una 15ina di allenamenti. Quindi le difficoltà erano tante, ma nonostante tutto noi siamo andati lì consapevoli di quelle che erano le nostre qualità, consapevoli dei rischi che potevamo correre, però ci siamo giocati le partite a viso aperto. Questa è la casa del calcio, è la sede della Federazione Sammarinese Gioco Calcio. Qua ci sono gli uffici operativi, c'è l'ufficio del presidente della federazione Marco Tura, che tra poco andremo ad intervistare. È stato inaugurato nel 2008 questo impianto, questa struttura, sotto gli occhi anche dell'allora presidente della UEFA Michel Platini. Quando venne inaugurato fu un impianto assolutamente all'avanguardia anche per quanto riguarda tutta l'Europa. Qua dentro vengono prese tutte le decisioni riguardanti il calcio sammarinese, dalla stesura dei calendari fino alla divisione dei proventi arrivati dalla UEFA, l'organizzazione delle trasferte sia per quanto riguarda i club sia per quanto riguarda la nazionale. Insomma, un po' il quartier generale del calcio sammarinese parte tutto da qua. Alla casa del calcio incontriamo Marco Tura, il presidente della Federcalcio Sammarinese. Lo ammettiamo, siamo un po' emozionati. Il numero uno del calcio nel Titano accoglie calcio di periferia nel suo ufficio. Da noi il calcio professionistico è ancora lontano. Ci avviciniamo a un semiprofessionismo, ma questo prevede ancora che gli atleti, oltre all'attività del calcio, ne svolgono un'altra. A San Marino abbiamo 9 castelli. Abbiamo, come dicevo, 16 squadre, in diversi castelli c'è più di una squadra, quindi quando si incontrano queste squadre diventa un derby, di fatto un derby. Una delle grandi singolarità del calcio da queste parti è che le squadre non hanno uno stadio di casa, tutte giocano dappertutto. Grazie alle grandissime abilità del nostro segretario generale, che è colui che prima sorteggia sì il calendario, ma poi l'assegnazione dei campi la fa in base alle diverse necessità, tant'è che spesso un campo designato a inizio settimana deve essere cambiato perché poi magari c'è la concomitanza con una partita del settore giovanile o del settore femminile. Non è una cosa semplicissima. Da noi d'inverno le condizioni meteo sono difficili, possono essere veramente molto difficili. La neve potrebbe impedire lo svolgimento di una gara nella zona alta di San Marino e pur di non perdere troppo tempo si trasferisce quella gara in una fascia oraria diversa, in una zona più bassa. Le strutture sportive della nostra federazione, è vero, sono poche, ma abbiamo 60 km quadrati di spazio e molte sono montagnose. E nel mondo del calcio, a livello professionistico, vediamo che in Italia molti club provano ad avere l'impianto di proprietà, che sarebbe una garanzia per tante altre attività. E noi a San Marino non possiamo avere impianti di proprietà perché la legge ce lo proibisce, la legge comunque impone delle norme da rispettare, noi le vogliamo rispettare, le rispettiamo, però è vero che la grande collaborazione con i diversi governanti che sono passati nei vari ruoli ci ha permesso di costruire questi impianti e di mantenerli in una condizione di, diciamo così, soddisfacente. Tra l'altro un campionato con tutti i crismi dell'ufficialità e ovviamente non può mancare il pallone ufficiale del campionato sammarinese. Questo è un dettaglio che rappresenta ovviamente FSGC, Federazione Sammarinese Gioco Calcio. Tutte le partite del campionato sammarinese si giocano con questo pallone, che è praticamente l'equivalente del pallone della Lega Serie A. La Federcalcio Sammarinese ha una gestione unica nel suo genere anche dei contributi che arrivano dalla UEFA per le squadre che si qualificano alle coppe europee. In pratica i soldi non arrivano direttamente ai club che si qualificano alle coppe, ma solo una parte. Il resto viene distribuito dalla FSGC tra tutti i club del campionato. La federazione da sempre dà un contributo ai club per poter dar loro la possibilità di crescere. Non è solo il contributo della federazione, ma anche tutti gli altri contributi che vengono dalle organizzazioni internazionali, come ad esempio quelli relativi alla partecipazione alle coppe europee dei club, avvengono seguendo un principio di solidarietà e quindi una distribuzione, diciamo così, non uguale per tutti, perché non è vero, si cerca comunque di valorizzare il merito, però si cerca anche di non creare troppa differenza tra chi prende tanto e chi prende un po' meno, per
per evitare che questa differenza poi crei degli scompensi nella costruzione delle squadre dell'anno successivo. E questo per garantire una competitività diffusa, questo è stato molto apprezzato anche dalle organizzazioni internazionali. Fino all'anno scorso le squadre del campionato erano 15, ma da quest'anno se ne è aggiunta un'altra, la San Marino Academy Under 22, una squadra controllata direttamente dalla Federazione Sammarinese. La San Marino Academy è un progetto che nasce per un accordo e una convenzione fatta con la Federazione Italiana Gioco Calcio. Di fatto la San Marino Academy è un club italiano che nasce per poter far giocare competizioni italiane a quelle squadre di ragazzi o comunque quelle squadre sammarinesi che non hanno competizioni organizzate qui all'interno di San Marino. Quindi tutto il calcio femminile, il calcio giovanile dall'under 15 all'under 19, eccetera, eccetera. Siccome la nostra commissione tecnica aveva sollevato un problema importante, che era quello della dispersione delle potenzialità calcistiche tra i 19 e i 22 anni, ci siamo inventati questa squadra, che è una squadra sperimentale ma che ha delle grandi possibilità in prospettiva, e grazie alla grande sensibilità del presidente della FIGC e dei suoi collaboratori siamo riusciti a far capire alla UEFA che avevamo bisogno di fare questa cosa. Abbiamo modificato insieme al dottor Gravina la convenzione e abbiamo iscritto una squadra italiana al campionato sammarinese grazie all'autorizzazione della UEFA e della FIFA, quindi tutti sanno tutto e questa roba funziona per far giocare un gran numero di giocatori sammarinesi, quasi tutti sammarinesi sono, nel campionato sammarinese, e questo ci dà la possibilità di far giocare quei giocatori che non giocherebbero, li disperderemmo in varie altre cose, e farli crescere calcisticamente preparandoli alle nostre nazionali maggiori. Parliamo dell'Under 21 e della nazionale A. Ringraziamo il presidente e ci dirigiamo di nuovo al campo di Acquaviva. Sì, perché alle 3 è in programma un altro big match di campionato, la Fiorita contro Folgore. La Fiorita è la terza squadra che quest'anno ha rappresentato San Marino in Europa, ma stavolta per un caso piuttosto particolare, perché in realtà in Conference League si era qualificata la Virtus, campione della Coppa Nazionale, la Coppa Titano. Purtroppo però la UEFA non ha dato il via libera. Il motivo? Tutto ha origine nel 2017, quando si registrano dei flussi anomali di scommesse su una partita della Virtus. Ecco, si apre un caso di calcio scommesse che parte da San Marino e arriva fino in Sicilia. La squadra con più protagonisti coinvolti è proprio la Virtus. Questo succede nel 2017, ma i neroverdi la pagano 6 anni dopo. Vabbè, ora siamo qua, è quasi ora di pranzo, quindi Gabri, facciamo una cosa. Andiamo a mangiare una roba e poi dopo ce ne andiamo la Fiorita Folgore per vedere un altro big match del campionato di San Marino. Andiamo! La Serie A in mezzo alle balle di fieno. Sì, a San Marino succede anche questo. In realtà la tribuna è la stessa di ieri, il campo è lo stesso di ieri. Ieri eravamo qua per Trefiori Fiorentino, il derby del castello di Fiorentino. Oggi invece un altro big match, non è un derby ma è comunque una gara di cartello, quella tra la Fiorita e la Folgore. La Fiorita è una delle squadre più accreditate per la vittoria di questo campionato, anche perché è dal 2012 che ininterrottamente partecipa a una competizione UEFA, che sia Champions, Europa League, Conference League, però non è mai riuscita a passare il turno come ha fatto invece per 2 volte il Trefiori. E quindi la Fiorita vuole provare quest'anno a vincere il campionato, ovviamente, se non ci riuscisse comunque a qualificarsi in Europa, perché vuole provare a passare almeno una volta il turno nella propria storia. È un campionato difficile, è cresciuto un sacco negli ultimi anni, dove ci sono anche calciatori di qualità che hanno giocato in categorie importanti, professionisti, vedi i nostri Lucchesi, Ambrosini, comunque giocatori che hanno giocato a calcio. E noi veniamo da un terzo posto lo scorso anno, quindi siamo nelle, credo, 3-4 squadre che si possono giocare il campionato fino all'ultimo. So che è una società seria, importante, dove comunque ha sempre lottato per vincere il campionato, quindi per me è stato un onore, insomma, la chiamata, e quindi sono orgoglioso di essere qua. La preparazione non è come quando giocavo io in Serie A, che facevi un mese di ritiro. Noi siamo andati in conference, quindi abbiamo dovuto spezzettarla, ci siamo preparati prima a giugno per la conference, poi abbiamo staccato un mese e ci siamo ripreparati per il campionato, quindi non è stata una vera preparazione, ma è stato un allenare quotidiano dove poi dovevo amalgamare un po' gli schemi e anche i giocatori nuovi, insomma. Per la conference, mister Manfredini ha ritrovato in squadra un suo ex compagno ai tempi dell'Atalanta e il tanque German Dennis.
Beh, la chiamata gliel'ho fatta io, perché poi lui giocava ancora, ha giocato l'ultimo anno la sua Bergamo, e allora per scherzare è partita tutto come una battuta. Poi per fortuna anche per me è stato un grande onore averlo con noi per poco tempo, insomma, però con due partite ci ha dato una grande mano anche a livello di spogliatoio. Durante l'anno era impensabile, impossibile, insomma, lui è normale che è andato a Bergamo con la famiglia, vuole vivere là, e quindi è stata una parentesi per noi importante, ma è stata, insomma, è rimasta lì. Io spero di portare a casa un trofeo, di dare qualcosa anche ai miei ragazzi, insomma, anche non solo a livello calcistico, ma morale, insomma, da poter dargli qualcosa della mia esperienza che ho avuto in passato e riportargliela poi nel quotidiano. Dall'altra parte c'è la Folgore, allenata da Oscar Lasagni, che sulla panchina della Fiorita ha vinto tutto quello che c'era da vincere in Repubblica, ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa Titano, ha vinto la Supercoppa, tutto quello che c'era da vincere con la Fiorita, lui l'ha vinto. Adesso allena la Folgore e vuole provare a fare qualcosa di grande anche con i rossoneri della Folgore. Sono contento di aver ritrovato la mia vecchia squadra, dove ho vinto 3 titoli, quindi siamo lasciati così, però fa parte del passato, come è giusto che sia così. Abbiamo tenuto, diciamo, quei giocatori che ritenevamo più utili per la crescita di molti ragazzi, Golinucci, Sartori, Broli, che sono qui da tanti anni, e poi siamo andati alla ricerca di giovani validi che avessero voglia di esplodere in una società ambiziosa, perché secondo me se vuoi aprire un ciclo nuovo devi partire comunque dai giovani e con un budget giusto, e per il momento siamo stracontenti di tutta la rosa. Ma la Fiorita La Folgore in questo momento la fa differenza il budget, come in tutte le società. Sono tutte e due società organizzate molto bene da persone appassionali. In questo momento qui la differenza comunque della Fiorita sono 10 anni, io sono stato 3 anni con loro, sono 11 anni che fanno l'Europa, quindi è già una società comunque abituata. La Folgore c'è stata, ha avuto 2 anni un attimino di stallo, adesso vogliamo ritornare a competere con le grandi, ma però per competere secondo me bisogna fare i passi giusti, e quelli che stiamo facendo sono quelli giusti. E tra l'altro è stato l'allenatore di ZV Jackson nella famosa serie in cui ZV è andato a giocare in Europa proprio con la Fiorita. È un'operazione di marketing, questo si sa, però il ragazzo è un ragazzo molto 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 disponibile, comunque sa giocare a calcio, perché non è che non sa giocare a calcio, si è presentato molto bene, umilmente, era un'operazione che la società voleva fare, io ho appoggiato in pieno perché comunque era un progetto serio, fatto bene, credo che sia stata una cosa fatta molto molto bene. La Folgore è stata la prima squadra a rappresentare San Marino in Europa. Era una notte dell'estate del 2000, l'Europa League si chiamava ancora Coppa UEFA e il Basilea si trovò davanti questa strana squadra che venne ammessa dalla UEFA soltanto all'ultimo. Quell'estate i calciatori della Folgore erano già in vacanza, o meglio, qualcuno era ancora al lavoro, ma insomma, aveva staccato dal calcio. Ecco, dovettero rientrare tutti in fretta e furia per giocare in Europa. Storie che possono succedere solo qua. Ma la Folgore negli ultimi anni ha fatto piuttosto bene nelle coppe. Ma il ricordo più bello sicuramente è quando abbiamo vinto il tripletto, che già facevo parte di questo ambiente qui, già conoscevo i ragazzi, c'erano altre persone, ma la dirigenza è rimasta tutta questa. È una squadra che comunque per 7-8 anni di fila è sempre andata in Europa. Con la Folgore è stato bello la prima volta in Montenegro, che è stato molto bello. È stata bella a Malta, è stata bella comunque con gente professionista che sapeva giocare a calcio. Purtroppo anche la trasferta di Andorra, che la ricordo molto bene per vicissitudini personali. Le vicissitudini personali di cui parla Sartori fanno riferimento al preliminare di Europa League del 2018 contro l'Engordany. La Folgore tiene aperto il discorso qualificazione in Andorra, basta vincere con un gol di scarto al ritorno. E a 5 minuti dalla fine, Stefano Sacco, di testa, segna quello che sembra il gol qualificazione. Ma il calcio è questo, e Sartori, che fino a quel momento era stato uno dei migliori, svirgola un pallone nella propria area. È l'ultima azione, la palla entra, gli andorrani passano. Nella Fiorita gioca anche il calciatore con più presenze in nazionale nella storia di San Marino, Matteo Vitaioli. Era il 2007 quando ha vestito per la prima volta la maglia della nazionale. San Marino fece una gran partita contro il Galles, perse solo 2-1 e quel gol lo riuscì a segnare Andy Selva, che all'epoca giocava nel Sassuolo. Adesso Vitaioli punta dritto a sfondare il muro delle 100 presenze
con la maglia della nazionale sammarinese. Beh, certo, i ricordi sono tanti, dal pareggio con l'Estonia in casa, nelle qualificazioni, agli ultimi pareggi che abbiamo fatto in Nation League, ma credo che la cosa più bella sicuramente è stato il ricordo del gol che ho, perché è stato un gol dell'1-1 fuori casa con la Lituania dopo circa 14 anni che non facevamo gol fuori casa. Giocare davanti a 20, 40, 50, 60 mila persone fa effetto. È chiaro che il colpo d'occhio da Wembley, pieno, quando siamo andati la prima volta, è d'effetto, perché comunque è stadio pieno, il clima inglese è bellissimo. Però se non è stato lo stadio più rumoroso, mi ricordo un'Ucraina, 40.000 persone che cantavano tutte, è stata veramente una partita dove facevamo fatica a sentirci da un metro, quindi è stato veramente, quella forse come ricordo, una delle partite dove c'era un po' più di frastuoni, diciamo, in campo. Allora, il nostro viaggio termina qua, dentro il San Marino Stadium, che in realtà è il gioiellino del calcio sammarinese, riservato soltanto alle nazionali. I club qua ci giocano solo quando devono ospitare le squadre europee, quindi quando c'è la Champions, l'Europa, la Conference League, allora si può entrare qua dentro, se no solitamente, come avete visto, si usano altri impianti. Questo è assolutamente un gioiellino, è lo stadio olimpico, è veramente qualcosa di bellissimo, guardate anche la cornice, è veramente una roba. Poi col tramonto così non ha prezzo. Insomma, avete visto un po' come si vive il calcio a San Marino, con le sue difficoltà, con le sue controversie, tutto quello che volete, ma una realtà assolutamente unica. E noi di Calcio di Periferia abbiamo provato a portarvi almeno in un centimetro dentro questa realtà che è molto più ampia, molto più variegata. Abbiamo visto soltanto alcune squadre, in realtà sono 16, c'è per esempio la San Marino Academy che è la grande novità della stagione, ma ci sono i campioni in carica del Treppenne che sono una delle squadre più forti, ci sono tante squadre importanti, c'è uno stadio così che ospita le nazionali, specialmente la nazionale di San Marino che insomma ormai è tanto conosciuta. E allora il nostro viaggio con calcio di periferia termina con una cornice del genere.